Ecco, dai. Perfetto, te ne la linea è deficitaria. Sei immobile in un sorriso stampato. È la cosa divertente di questi, le faccine che facciamo, dai. Eccoci. Ok, dai, Fulvio c'è. Benissimo. Se Ok. posso aggiungere a quello che ha detto Antonio, secondo me però sarebbe bene che mettessimo, oltre che adesso magari ci presentiamo così ci conosciamo tutti quanti, io sono Laura Valsecchi, Medicina Democratica, però forse proprio per la composizione del gruppo, anziani, se mettiamo chi siamo, questo può far capire bene chi è la composizione, chi siamo, no, in questo gruppo qua, anche se avevamo già lasciato i nostri riferimenti. Antonio, cosa dici? Ancora fermo. Va bene, però direi di cominciare, se Va no bene, iniziamo. ok. Anna, vado io, vai tu, Fulvio? Anna, ci sei? Vai, vai, Laura. Vado io. Fulvio, poi tu ti inserisci, eh? Allora, va bene. Tema di queste tremende strutture chiamate RSA che in questi ultimi mesi ci hanno, no, fatto soffrire abbondantemente, hanno scoperchiato un vasone di Pandora e ne è uscito il mare magno del disastro della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti e non solo. Il tema dell'RSA che vogliamo riproporre all'interno di questo gruppo è proprio quello di ripensare a questo modello a partire dalla situazione che si è evidenziata. L'RSA sono strutture private accreditate, che pretendono di assistere e curare persone anziane non autosufficienti, ma per quello che già da anni avevamo evidenziato, sono dei posti dove le persone vengono posizionate e dove resta giusto il tempo di vedere il fine vita, ma la qualità dell'assistenza, della cura, di tutte quelle che sono le necessità per la loro molto scarse, molto inadeguate. E questo, cure inadeguate, cure scarse, inefficaci, cure a pagamento, perché l'RSA, come sapete, richiedono una cospicua retta da parte dell'ospite che è all'interno o anche se illegale dei suoi familiari. Per cui questo è sempre stato una nota dolentissima che Medicina Democratica, come anche altre associazioni, hanno avuto molto a cuore e hanno cercato di portare avanti anche proprio denunce che migliorassero queste condizioni di pagamento e di qualità di assistenza, che però non può essere se le strutture sono confezionate, congegnate così come sono. Ecco, se guardate questi giorni è uscito l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità che in questo periodo aveva emesso un questionario inviato all'RSA, per sapere un po' la composizione, l'organizzazione, cosa è successo dal 1 febbraio, quanti sono deceduti, se erano stati utilizzati i dispositivi di sicurezza, eccetera, eccetera. Se guardate in questo report è proprio evidente come la situazione del personale all'interno dell'RSA sia, oltre che numericamente scarsissimo rispetto al numero dei pazienti all'interno,
ma proprio anche come qualifica, vi dico le percentuali, la mediana che è stata fatta, no? Su una popolazione che appunto va da 100 posti letto a quasi 1000, è la presenza di 2 medici per struttura, 7 infermieri, 24 OS, 4 tra le altre figure che sono assistente sociale, psicologo, terapista della riabilitazione, altre figure, educatore, animatore, no? Per cui se vedete medici e infermieri, che sono quelli che dovrebbero garantire cura e assistenza, sono scarsissimi, a volte i medici non sono neanche presenti in queste strutture. Per cui questo è proprio una fotografia che tra l'altro sarebbe utile anche avere, no, all'interno delle nostre regioni. Adesso non so che siamo presenti come regioni, però proprio per capire com'è la composizione e la qualità. Tutto questo discorso vale anche per noi Lombardia, le chiamiamo RSD, le residenze sanitarie per disabili, no? Fino a 65 anni, se una persona è in condizione di gravità, di non autosufficienza, viene inserita nella RSD, dopo i 65 anni nella RSA. Questa è la differenza, ma l'organizzazione e la qualità è quella. Per cui, ripeto, in questi anni l'impegno è sempre stato quello di cercare di difendere le persone gravemente non autosufficienti dalle dimissioni non adeguate, dalla mancanza di una presa in carico, da pagamenti dirette non adeguate e possibilmente da una qualità di assistenza. La pandemia, ripeto, ha portato alla luce tutta quella che è questa grandissima inefficienza. E in più noi, in Regione Lombardia, abbiamo avuto anche una regione incapace di provvedere ad un piano pandemico che era stato fatto nei primi anni 2000, no? A cavallo dal 2004, 2006, 2008, che non è stato messo in azione. E per di più, come ben sapete, nella Regione Lombardia c'è stata anche proprio una delibera che ha dato il via all'inserimento di pazienti Covid positivi all'interno dell'RSA, con delle pressioni fortissime da parte di chi gestisce questi percorsi, questi flussi all'interno della regione, pressioni fatte nei confronti dell'RSA e quindi inserimento di pazienti che hanno comportato tutto quello che è successo. A questo si aggiunga poi come l'RSA non siano stati in grado di difendere non solo i pazienti ma anche il personale, anche con intimidazioni rivolte al personale, per cui veramente degli atteggiamenti molto molto pesanti e molto gravi, e tutto questo appunto, ripeto, ha fatto esplodere una situazione che nella nostra regione ha visto la nascita anche di alcuni comitati di familiari che sono stati in grado di portare avanti poi delle denunce. Come sapete, c'è in ballo anche una serie di indagini rivolte ad alcune RSA. Per cui su questa situazione di emergenza credo che il gruppo nostro già dovrebbe delineare dei punti che riguardano cosa si deve fare, no? Pensando appunto alle misure di prevenzione, di sicurezza sia per il personale che per i pazienti, ma anche proprio per continuare a portare avanti le denunce collaborando con i comitati che le hanno avviate. Però il nostro gruppo dovrebbe anche pensare ad un discorso più generale e anche poter elaborare una proposta che potrebbe andare poi di pari passo con quella che viene portata avanti dal coordinamento nazionale, che è quella di prevedere una legge di iniziativa popolare sulla riforma delle controriforme, no, sanitarie, per cui potremmo cercare di riprendere dei punti
già discussi, già trattati nel passato, ma secondo me entrati anche abbastanza nel dimenticatoio. Quindi il ripensare a quella che può essere effettivamente una medicina che segue la persona anziana, la persona anziana con i suoi bisogni di salute, la persona anziana con dei bisogni legati alla non autosufficienza, la persona con disabilità comunque, no? In senso generale, perché stiamo parlando comunque nell'invecchiamento della popolazione di tante tante situazioni che comportano diverse difficoltà che rientrano poi nel capitolo della disabilità. E quindi qua c'è molto da riprendere in mano, perché c'è tutto un territorio da riaprire, no? Come chi ha scritto nel documento, Fulvio, ha riportato il riprendere le cure domiciliari, le cure territoriali, a partire dal medico di medicina generale, dal medico di base, ma io dico proprio aggiungendo un team multiprofessionale, multidisciplinare nel territorio che prenda in carico le persone e che verifichi effettivamente quello che deve essere garantito a livello di domicilio e quello che non può essere garantito a livello di strutture, deve essere pensato in un altro modo. E in un altro modo si può riparlare, una volta si erano già fatti dei percorsi che si chiamavano ospedalizzazione a domicilio, oppure si può cercare di ripensare a queste strutture che oggi sono veramente dei lager e farle rientrare in un sistema sanitario, un sistema sanitario che garantisca a queste persone le cure, ma con chiaramente dei livelli, no? di assistenza e di cura assolutamente ripensati e riqualificati, con del personale, con una formazione, con un'organizzazione che risponda più a dei criteri sociosanitari, no? Che prendano dentro tutti i bisogni. Per cui in primis per noi come Medicina Democratica è che queste strutture siano pubbliche, che non siano più a pagamento, che rientrino nel capitolo del sanitario, ma anche in primis è che la loro qualità venga proprio rivisitata complessivamente. Non può essere, senza voler togliere niente agli operatori sociosanitari, però non può essere che queste strutture abbiano come personale presente l'OS, no? Devono esserci tutte le figure professionali e anche in un numero più adeguato per garantire tutte le risposte ai bisogni di queste persone. Per cui in prospettiva riprendere questi temi, no? Le cure domiciliari e la riorganizzazione di queste strutture sono gli obiettivi che ci dovrebbero far discutere, no? Questi quindi sono i temi, dall'emergenza ad un percorso che ci porta a una rivisitazione in modo più globale della cura e assistenza delle persone anziane. Io mi fermo qui, chiedo a Anna di intervenire lei e poi chiedo anche a Fulvio, in modo che, se vuole aggiungere rispetto a quello che ho detto. Salve, io mi chiamo Anna e per chi non mi conosce sono presidente di un'associazione che si occupa di anziani non autosufficienti a Firenze. Il nostro rapporto è chiaramente con i familiari quando si trovano all'improvviso, spesso, nella condizione di dover gestire un anziano che non ce la fa più da solo, insomma. Quindi noi abbiamo rapporti con le famiglie, non con gli utenti direttamente. E siamo un'associazione molto piccola, anche se è presente sul territorio da una ventina d'anni. Allora, con Laura ci eravamo sentite un attimo prima, quindi non ripeto quello che ha detto, che sottoscrivo in pieno. Aggiungo solo un elemento per introdurci anche a un tentativo di essere operativi. E nelle poche parole scambiate prima con Laura, lei a Milano, io a Firenze,
le differenze che emergono fra le RSA di Milano e le RSA di Firenze, della Lombardia e della Toscana sono immani. E questo credo che sia un primo problema per noi e che sia un primo problema per il sistema, onestamente. E tutti abbiamo lamentato da anni, non lamentato, denunciato fortemente. Scusa, Anna, scusami. Mi è mancata, mi è saltato l'audio sull'aggettivo che hai usato sulle strutture che sono immani, non umane, non ho capito. Le differenze. Ah, sono immani, ok. Sì, sono veramente grandissime. E questo è un problema per noi che vogliamo lavorare sul tema, ma prima di tutto è un problema per il sistema e per l'assistenza. Allora, i numeri dei pazienti, questa è la prima cosa. Noi tutte le volte che abbiamo visto il Pio Albergo Trivulzio, il Dognocchi di Milano, ma non solo, anche strutture in altre città della Lombardia, ci siamo misurati con numeri che vanno intorno ai 200-300 anziani ricoverati in queste strutture. Ora, io in 20 anni in Toscana mi sono trovata al massimo, di sicuro che io abbia a memoria, 120 persone, cioè 3 moduli da 40. Allora, questo è un primo dato di fondo. Secondo punto, vado velocissima, la presenza del personale a cui faceva riferimento Laura. Nelle strutture in Toscana il medico non è previsto, il medico non c'è. La cura degli anziani ricoverati è affidata al relativo medico di base, cioè l'anziano che evidentemente prima di essere ricoverato in RSA era seguito da un medico di medicina generale, si porta dietro questo rapporto nella struttura. L'infermiere non c'è, no, l'infermiere c'è uno per ogni, fino a 50 persone, oltre 50 persone, sotto le 50 persone, di notte non c'è presenza dell'infermiere. Quindi l'organizzazione dell'assistenza è completamente diversa da struttura a struttura. In Toscana l'assistenza è organizzata a partire da un modulo base sul quale si articolavano poi 2 moduli, poi ridotti a 1, che era il cognitivo comportamentale, detto brevemente modulo Alzheimer, che prevedeva un costo maggiore evidentemente per l'ASL e un impegno assistenziale maggiore per la struttura che lo erogava. Parlo al passato perché il riconoscimento di moduli Alzheimer alle RSA si è notevolmente ridotto, per cui diverse strutture, me ne viene in mente qualcuna via Firenze, ma insomma diverse RSA che ce l'avevano non ce l'hanno più, a dire che nella convenzione fatta con la ASL li sono stati tolti. E è riportato tutto al modulo base. E poi ci sono situazioni in cui nelle RSA c'erano persone affette da Alzheimer, anche diverse, che per 2 anni hanno avuto riconosciuto il modulo Alzheimer e poi gliel'hanno tolto. E quindi sono rimaste nel modulo base, il che vuol dire costi diversi. Allora, dovrebbe essere la prima, il primo schemettino che noi mettiamo a disposizione di noi stessi per sapere su che materiale si lavora, perché se no la vedo dura. Punto. C'è poi un altro pezzetto di ragionamento che faccio molto locale, perché lo accennai anche in assemblea. In Toscana si sta ragionando poco, affermando per ora più che altro, e dalle affermazioni è facile tornare indietro,
sulla valorizzazione del territorio. Se ne parla nelle commissioni dei consigliari, insomma, di Palazzo Vecchio, di Firenze, un pochino in regione, valorizzare il territorio. Un'ipotesi, ci sono stati un paio di articoli grossi per 2 o 3 giorni sulla stampa locale, un'ipotesi è quella di stabilizzare questi organismi nati con il Covid, il Geriot e l'EUSCA. Non entro nello specifico perché sappiamo tutti di che si tratta, se qualcuno non lo sa lo dice, insomma lo chiede. Allora, questa secondo noi sarebbe una operazione interessante, perché ci sono diverse professionalità in questi organismi. Naturalmente abbiamo delle grosse preoccupazioni al riguardo, ma se questo dovesse, come dire, svilupparsi nel migliore dei modi, e non è certo un attestato di fiducia nei nostri governatori, nei nostri presidenti di regione, governatore nominato. Però se questo fosse la direzione, è chiaro che il ragionamento che accennava prima Laura, e cioè di un rafforzamento importante del territorio per andare a delle strutture destinate alle situazioni di maggiore gravità per i vecchi cronici, Alzheimer, demenze e così via, sarebbe, come dire, sarebbe proponibile, sarebbe un percorso che non corrisponde più ai nostri sogni, ma che vede qualche elemento concreto potersi realizzare. Mi fermo qui per ora. Interviene? E se volete intervengo io, che sono anch'io di Medicina Democratica e al tempo stesso di un'altra associazione che abbiamo fatto nascere proprio per verificare e lavorare intorno al tema delle persone malate croniche non autosufficienti, che si chiama Senza Limiti. Senza Limiti si chiama così perché quando è nata era un coordinamento di associazioni che si chiamava Coordinamento Interassociativo per la Cura e Riabilitazione delle Persone Croniche Non Autosufficienti Senza Limiti di Durata. E questo Senza Limiti veniva fuori proprio da questo, che le persone, diciamo, anche la mia è un'esperienza, conosco anche altre situazioni, ma è un'esperienza della Lombardia, e sia per quello che riguarda le cure ospedaliere, le persone croniche non autosufficienti ci hanno, vengono mandate fuori prima possibile, a volte non entrano nemmeno, ma poi anche per la lunga degenza riabilitativa. Ci sono dei termini, 60 giorni, se però poi riesci a ottenerle, cioè 30 giorni, a volte riesci a ottenerne 60. Dopodiché quello che è il passo successivo è la residenza sanitaria assistenziale, che ha naturalmente una condizione particolare che noi critichiamo aspramente, perché nella gran parte dei casi ci vanno persone malate, a volte malate gravi, con pluripatologie, e queste persone però sono solo un pezzo per la sanità.
un pezzo sono in sanità e un pezzo sono in assistenza. Quindi che sarebbe poi, secondo i livelli essenziali di assistenza, il decreto fatto nel 2001 e quello ripetuto nel 2017, il 50% è a carico dal punto di vista economico e a carico della regione e l'altro 50% è a carico della persona o del comune. E quindi qui diciamo che ci sono non pochi problemi perché molte persone intanto non sanno muoversi dentro le questioni giuridiche e legislative. E poi a volte molti non hanno nemmeno i soldi sufficienti per poter pagare la cosiddetta retta. Noi spesso siamo andati in tribunale per cercare di modificare determinate cose un po' distorte. Però il problema che ci siamo posti e ci eravamo posti all'inizio, parlo del 1992, quando abbiamo fatto la proposta di legge di iniziativa popolare, era quella di modificare le cose e ce lo poniamo anche oggi, nella misura in cui riteniamo che così non vada avanti, non si vada avanti bene, no? E in quel periodo ci eravamo uniti soprattutto sul discorso delle cure domiciliari, perché il problema, ma lo dice anche la legge, era quello di fare in modo che le persone, se stanno a casa loro, nella misura del possibile, stanno sicuramente meglio. Naturalmente questo non è un termine assoluto, perché poi dipende sempre da com'è la loro condizione. Tanto che vicino alle cure domiciliari vere e proprie, si chiamava assistenza domiciliare integrata, si chiama ancora, ma anche se adesso è rimasta una parvenza sostanzialmente, ci abbiamo messo l'ospedalizzazione a domicilio dopo aver esaminato, visto e discusso un'esperienza che facevano a Torino, e lo faceva giustamente il primario della geriatria dell'ospedale delle Molinette, di, come dire, invece che ricoverare le persone, seguirle a casa per un certo periodo di tempo, quantomeno, perché si era visto che così appunto le persone stavano meglio. Poi, a parte che il professor Fabris è morto, ma poi questa esperienza è finita anche lì. E noi non siamo nemmeno riusciti a cominciarla, perché la Regione Lombardia abbiamo fatto, raccolto le firme, abbiamo superato il limite stabilito, due volte l'abbiamo fatto, ma tutte e due le volte, una volta non è nemmeno stata discussa la proposta di legge e la volta dopo è stata discussa, ma poi non è passata in consiglio, in commissione e basta. E quindi siamo rimasti lì. Poi nel tempo le cose sono rimaste appunto legate a questa legislazione così come è stata stabilita e com'è tutt'oggi. Diciamo che oggi le cose sono scoppiate di fronte al Covid, in cui, come dire, questo problema è diventato assolutamente sotto gli occhi di tutti. E io lo dico in particolare in Lombardia, ma non solo, perché diciamo anche in Piemonte c'è stata una mortalità abbastanza elevata, in Emilia-Romagna di meno, in Toscana credo ancora meno, però insomma il discorso era abbastanza uguale. E quindi la prima domanda è, questi tipi di, cioè intanto qual è il percorso che si dovrebbe fare? E noi abbiamo fatto già anche un percorso rispetto al Covid, perché la cosa che si è visto in Regione Lombardia è stata quella, come già ricordava Laura, di prendere le persone malate croniche dall'ospedale, visto che gli ospedali erano assolutamente intasati, data poi
i tagli che sono stati fatti nel tempo in tutta Italia e di spostare queste persone in RSA e quindi in questo modo allargando la possibilità di infezione e quindi aumentando grandemente la mortalità delle persone. E quindi questo è stato un discorso che effettivamente è venuto fuori e ci ha posto di nuovo questo problema. E quindi siccome dentro il discorso più generale che stiamo facendo, questo è il primo dei gruppi che abbiamo istituito, che era quello di vedere cosa fare in generale sul discorso della sanità, perché si è visto, ormai è diventato, come dire, ci sono tanti appelli, ci sono tante critiche, ci sono stati anche i giornali, chiamiamoli così, della borghesia, tipo il Corriere o Repubblica, che hanno criticato la Regione Lombardia, cosa abbastanza difficile, cioè che così come è stata fatta la sanità, che è soprattutto di carattere ospedaliera e magari super scientifica, entro certi limiti, evidentemente le cose non vanno, bisogna cambiarle, ma poi è difficile come fare, come si paga, quanto si deve pagare e come si devono modificare e come si deve modificare la legislazione. E quindi noi intendiamo appunto quello che esce fuori da questo gruppo e di cercare di capire, perché non ci basta fare la critica al sistema, vogliamo anche vedere di modificarlo, vogliamo vedere come fare per migliorare le cose, quindi come uscire fuori. E quindi credo che questo problema delle persone, non dico anziani e basta, perché non sono solo anziani, delle persone colpite da cronicità e non autosufficienza, è una cosa che deve far parte della discussione della riforma sanitaria. E quindi noi vorremmo vedere come e riprendere un po' il discorso vecchio, che è quello che almeno avevamo fatto, ma naturalmente siccome ci siamo allargati anche ad altre, ci sono dentro in questo discorso generale, io avevo contato 15 associazioni nazionali e 15 associazioni locali, quindi il discorso si è un po' allargato, anche perché c'è una grande difficoltà a mettersi insieme, però forse piano piano si capisce che se non ci si mette insieme effettivamente non si riesce a cambiare molto, no? E quindi questo è quello che, diciamo, lo scopo che abbiamo intrapreso. Quindi riprendere le cose, vedere come fare, discutere per esempio anche delle RSA. Le RSA che sono delle strutture, io vedo ci sono tanti siti che si occupano di questo. Qualcuno considera le RSA come gli ex manicomi e quindi delle strutture che sono assolutamente chiuse, in cui le persone vanno lì più o meno per crepare e a pagamento, però quindi già qualcosa di più, e il discorso resta come, cioè, come dire, come era stato fatto ai tempi prima di Basaglia, no? E poi c'è anche questo fatto, adesso io personalmente sto seguendo un parente che ha 93 anni, che sta in un RSA, che è, insomma, non è male così come viene fatta e le relazioni che ci sono, però è una che ha 70.000 posti letto in tutta Europa, no? È una società per azioni. E quindi, come dire, le RSA sono anche una modalità di una sorta di fabbrica dove si fanno profitti, no? E forse questo è un qualcosa che va pure messo in discussione. Il problema è di vedere se noi, chi sono gli interlocutori, se gli interlocutori che noi abbiamo, che cerchiamo di avere, sono giusti e se
hanno intenzione minimamente di cambiare qualcosa. Mi taccio. Paola? Parli tu, Paola? Non ci senti? Ecco. Ok. Mi sentite? Sì, ora sentite? Ero uscita un momento, non so perché, per nel pigiare ho pigiato il tasto sbagliato, come sono. Non so se mi devo presentare o ci conosciamo già tutti. No, presentati, dai. Allora, sono Paola, sono di Medicina Democratica e sono anche della CUB Sanità. Ora, qui vorrei fare il mio intervento, insomma, vorrei focalizzarlo più su quello che vivo ormai quotidianamente come per i lavoratori delle RSA, appunto, perché ho lavorato per quasi 40 anni nel settore pubblico, ho fatto anche la rappresentante sindacale nel settore pubblico, poi da quando sono andata in pensione, mi dilungo un po', tanto vedo che non siamo tanti, quindi quando sono andata in pensione ho detto va bene, ora mi occuperò un po' degli appalti dell'ASL, perché in questi ultimi anni praticamente il lavoro esternalizzato nelle ASL è diventato enorme e già quando lavoravo nel settore pubblico e come delegata sindacale mi capitava spesso di avere rapporti con lavoratori dei servizi esternalizzati. Per esempio, io facevo la fisioterapista, tutto il settore degli educatori era tutto appaltato alle cooperative, per cui avevo rapporti quotidiani con lavoratori delle cooperative. E da quando ho cominciato a occuparmi degli appalti, delle ASL, mi sono trovata sbalzata nel mondo delle RSA, perché sono state tutte privatizzate anche in Toscana. Ora, quello che diceva l'Anna, con cui ci si sente praticamente quasi tutti i giorni su questi problemi dell'RSA, io dalla parte dal punto di vista, non dalla parte, dal punto di vista dei lavoratori, lei dal punto di vista degli utenti, e si cerca anche di fare delle cose insieme, perché non si può scindere gli interessi di queste due, appunto, di chi lavora e di chi sta in queste strutture. Appunto, quello che si vede e quello che vedo anche a volte nel confronto con gli altri, diciamo, compagni delle altre regioni del mio sindacato è questa, appunto, mi diceva anche l'Anna, ci sono delle grosse differenze da regione a regione, però, diciamo, la cosa che accomuna la gestione in questo momento dell'RSA è questa storia dei minutaggi, che a me veramente è proprio una cosa che non mi sembra, ecco, su cui credo bisognerebbe proprio impostare delle grosse battaglie. Perché ora, indipendentemente da come vengono calcolati questi minutaggi, infatti vorrei capire un po', perché i miei, per esempio, della Lombardia mi dicono che le RSA lombarde vengono calcolate sul totale del numero degli operatori. In Toscana forse si dice che è già meglio, perché vengono divise per le varie qualifiche professionali degli operatori. Addirittura quando c'è i cambi di appalto, le cooperative che arrivano e che, appunto, come diceva Fulvio, ora addirittura ci sono non le cooperative, ma ci sono queste grosse, non so come si possano chiamare, aziende, tipo la Corian, tipo la COS, tipo quelle che anche ieri sera, fra l'altro, hanno fatto vedere al report, insomma, Sereni Orizzonti, oggetti di scandali e così via. In Toscana stanno cominciando a entrare ora, perché finora c'erano cooperative un pochino più piccole, quindi anche, diciamo, gestioni anche un po' migliori. Però ora entrano anche cooperative più grosse e ci dicono, quando arrivano qua, ma voi che volete? Qui in Toscana i parametri assistenziali sono migliori che in tutte le altre regioni, no? Perché noi ci si lamenta sempre che i cosiddetti minutaggi, i parametri assistenziali, sono bassi. Il che vuol dire? Vuol dire, per esempio, in Toscana, per esempio, ci sono sono previste, no? 2 ore e 23 al giorno per ogni utente, ospiti, li chiamano ospiti, a me piace più chiamarli utenti, di un RSA, no? Quindi se ci sono, mettiamo, come diceva l'Anna, da noi non sono grandissime, quindi mettiamo, se c'è su 20 ospiti, si fa il conto delle ore giornaliere, quelle ore lì, tipo, viene fuori che c'è 3 operatori la mattina con 20 ospiti, pomeriggio 2 operatori e 1 la notte.
Poi cosa succede? Questo non basta, perché qualora la RSA non sia piena, e questo è un problema molto grosso in questo momento, perché c'è stata una diminuzione da noi, anche se non c'è stato le morti che ci sono state nelle altre regioni, però gli anziani purtroppo via via se ne vanno, no? Non sono stati sostituiti. Quindi, per esempio, io parlavo oggi con una referente di una RSA, gli mancano 15 persone in questo momento su 80 che ci sarebbero, e già il committente, in questo caso una ASP, sta chiedendo di riparametrare le ore, perché le ore sono parametrate sul numero di persone che ci sono, quindi quelle ore di assistenza dovrebbero essere calate, in un momento in cui noi si è fatto, insomma, lettere, in un momento in cui non entrano i familiari, non ci sono i volontari, quindi è chiaro che gli operatori dovrebbero stare molto di più con gli utenti, invece no, si sta chiedendo di riparametrare, perché le ore che pagano sono quelle, le ore che pagano i committenti, le ASL o le ASP. Quindi sono veramente pochissime, per non parlare poi della, si parlava della qualità delle cure, di quello fisioterapia, animazione, no? Ecco, sono previsti praticamente, secondo i parametri della nostra regione, 11 minuti al giorno per ogni ospite. Quindi voi fate un pochino il conto, che cosa può fare un fisioterapista, ora va bene, non è che sta 11 minuti un giorno, ma magari un giorno sì, un giorno no, vabbè, 20 minuti, oppure un animatore, e questi sono i parametri della Toscana, che ci dicono sono fra i migliori, però ci dicono le cooperative che arrivano, ma insomma in Toscana in fondo non state mica tanto male. Quindi allora, io credo che su questa cosa dei minutaggi bisogna fare veramente, vabbè, corrisponde un po' alla logica aziendalistica anche delle ASL, no? Le stazioni, il numero e tutto così, però insomma noi bisogna parlare di numero di operatori in rapporto al numero di persone, non di minuti di assistenza, perché è veramente una logica assurda. E penso bisognerebbe magari fare anche un confronto regione per regione come vengano considerati. Ecco, questo è uno dei primi punti che volevo sollevare. Poi c'è il problema della salute e sicurezza, ora non è la cosa di oggi, però è grossa anche questa, perché nell'RSA spesso mancano tanto ausili. E anche su questo, ora prima del Covid, si era tutti centrati su questo, no? Per quello che riguardava la salute e la sicurezza dei lavoratori, tutto sulla movimentazione delle persone, no? Poi ci siamo dovuti concentrare purtroppo sul rischio biologico, e è diventato quello fondamentale. Però la maggioranza dei lavoratori dell'RSA sono tutte persone che hanno ernie, tendiniti croniche e così via, perché gli ausili sono carenti, gli operatori sono carenti, quando i pazienti vanno mossi da due persone spesso gli viene detto ma insomma come si fa? Quindi insomma anche su questo, sul discorso della salute e sicurezza e degli ausili e delle dotazioni diciamo di queste strutture ci sarebbe parecchio da dire. Poi volevo dire due parole anche sulle cure domiciliari. Perché anche lì va bene, anche quello da noi, per esempio l'assistenza domiciliare è tutta appaltata alle cooperative, no? Ogni appalto si cala il numero di ore di assistenza domiciliare. E cosa ci dicono? Ci dicono gli assessori, insomma gli assessori comunali, loro gli appalti li fanno sullo storico, cioè un po' come succede anche per calcolare il fabbisogno di personale ora nelle aziende, no? Cioè, se l'anno scorso si è erogato tot servizi, sì, quest'anno si calcola il numero di servizi che ci vogliono in base a quello che si è fatto l'anno prima. In questo modo non si fa mai servizi, perché non si va a vedere il bisogno, ma si va a vedere quello che si è già fatto. E quello che si è già fatto spesso è stato oggetto anche di tagli, va bene, da parte dei comuni, ma anche ecco, io l'avevo detto anche nel mio intervento, forse la sera lì, no? Il consenso dei lavoratori. Ecco, per esempio, il discorso del ruolo degli assistenti sociali, quando c'è da erogare un servizio, è veramente orrendo in questa fase, no? Perché l'assistente sociale è quello che gli deve chiedere tutto quello che l'utente può portare per non aver diritto a quel servizio. Se è troppo alto, c'è un familiare in casa che si può far carico, ma in fondo fanno dei lavori. E quindi anche sull'assistenza domiciliare finisce che l'accesso è veramente un percorso a ostacoli, pochissimi alla fine ne hanno diritto, quando ne hanno diritto lo devono comunque pagare, perché è diventato anche quello un servizio a pagamento in base all'ISEE.
e c'è degli anziani che magari anche con una pensione, diciamo, neanche tanto alta, alla fine vanno a pagare quei 6, 7, 8 euro l'ora per avere il servizio domiciliare, e che succede? Ci rinunciano perché magari si prendono una persona privatamente, e così poi il comune ci viene a dire che vabbè, non ce n'è bisogno, non c'è. Quindi ora anche sul discorso delle cure domiciliari, ecco, bisogna veramente che queste vengano fatte sul bisogno e non tutto quello che insomma, se uno si può pagare le cose non deve avere diritto a niente, e invece ecco, è quello sul bisogno. E io sono anche abbastanza preoccupata perché ho letto anche superficialmente il decreto rilancio che è uscito qualche giorno fa, ora ancora non è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dove sui giornali avete visto è stato sbandierato finalmente l'infermiere di famiglia e l'assistente sociale, no? Ecco, ho visto che intanto è tutto un progetto a termine al 2020 e che per quel che riguarda gli infermieri e gli assistenti sociali è previsto che vengano assunti con contratti in deroga anche alla legge a contratti di precari. Quindi mi immagino che sia comunque un servizio che non ci sa tanta attenzione di mandare avanti. Ecco, quindi gli infermieri ne prevedono 8 ogni 50.000 abitanti, però appunto con contratti di 35 ore, di precari, ecco, a collaborazione continuativa. Quindi mi sembra che il panorama, ecco, anche su questo cioè, occorre veramente un forte rilancio sul discorso dei servizi del territorio. Scusate, mi fermo qui. Provo a spengere il microfono. Patrizia? Buonasera a tutti. A parte Luciano Mignoli che mi ha dato la possibilità di intervenire con voi, non conosco nessuno e è un piacere incontrarvi. Io sono un consigliere regionale del Veneto, in scadenza come lo yogurt, perché appena indicano le elezioni sarà difficile che riusciamo a farci rieleggere in queste situazioni, e, per quanto mi riguarda, insomma. E in questi ultimi 5 anni io ho lavorato tanto sulla sanità, perché faccio parte della Commissione Sanità e Sociale, e ho sempre ragionato su tutto quello che voi state dicendo e ho fatto delle battaglie molto dure all'interno della commissione, pur non essendo appunto dell'ambito. Io il mio primo diploma, il mio primo lavoro è stato operatore addetto all'assistenza, con tanto diploma rilasciato nell'87 dalla Regione Veneto, quindi io sono stata un'antesignana per quanto riguarda i lavori nelle RSA. Come vengono comunemente definite, da noi si chiamano ancora IPAB, perché le abbiamo ancora, una buona parte delle nostre strutture per anziani sono ancora pubbliche. Perciò abbiamo una concezione diversa, un po' diversa, ma poi interverrà Luciano e correggerà tutto quello che sto dicendo io. E ho sentito fare tanti discorsi, adesso mi ero fatto una scaletta e cerco di andarci, perché avete detto tutte cose interessanti che sono entrate tutte sul punto, non ultima quella del minutaggio, che ci ho fatto una battaglia, la battaglia della vita in commissione, e lo hanno approvato con una semplice delibera regionale, l'applicazione dei minuti sia negli ospedali, che poi sono state estese anche nelle RSA. È stato un bagno di sangue, perché togli da qualsiasi possibilità agli operatori socio e sanitari di interloquire, intervenire con il paziente o utente, come dipende, come lo vogliamo interpretare. Io lo chiamo ancora paziente, perché l'utente è solo uno che paga, e veniamo ormai, per quanto riguarda la Regione Veneto, considerata semplicemente degli utenti, a volte in alcune delibere sulle quali li ho ripresi, e anche nella prima stesura dell'ultimo piano socio sanitario avevano usato il termine cliente. Cioè siamo diventati dei clienti, i clienti della sanità. Ho avuto i brividi prima, non so chi ha parlato, forse Laura, del discorso della sanità, di fare la sanità di base affidata a dei team multidisciplinari, perché è esattamente quello che abbiamo, l'ho contrastato dall'inizio alla fine, parola per parola, con coscienza e coscienza, questo piano sociosanitario. E loro, i nostri regioni, non so come definirli, insomma la Lega che regna in Veneto,
hanno previsto che le persone con multimorbidità, se uso correttamente questo termine, e siano non più seguiti dal medico di base che conosceva la persona in tutte le sue sfaccettature, ma sia dato incarico a un team che può nascere anche all'interno di organizzazioni fatte apposta, tipo le cliniche private si mettono a dare questo tipo di servizi. Questa è l'ipotesi. Ed è per me aberrante questo, per me è una delle cose peggiori che io abbia mai sentito. Allora, ma questo era così per inciso, l'ultima è sugli infermieri. Allora, le USCA sono state, non so chi le abbia nominate, sono state vendute come il massimo della situazione, il fatto che vengono a casa, ti controllano, ti danno. Questo sicuramente sì, dovrebbe essere l'ultimo avamposto, cioè, o il primo avamposto per andare incontro alle persone che non si possono muovere e che hanno problemi, perché non dobbiamo fare l'errore che ha fatto la Lombardia, e l'abbiamo visto all'ennesima potenza in questa situazione, di portare le persone all'interno degli ospedali, ma dobbiamo portare la sanità che serve a casa, perché già lì è il primo baluardo, il primo fronte che intercetti i bisogni, i problemi, e poi viene l'ospedale, perché è l'ultimo punto l'ospedale. E poi i limiti che abbiamo visto in questa pandemia è il fatto che è il limite del regionalismo, che tutti vanno alla ricerca di avere questo regionalismo differenziato. Ci può stare a condizioni, però la sanità che abbiamo visto mettere in atto in questi ultimi mesi è triste, perché abbiamo visto una rincorsa a chi la dice più grande, a chi riesce a essere più bravo, a chi butta su l'ospedale più velocemente. Abbiamo visto buttare via milioni di euro. Adesso, in maniera sconsiderata, a mio parere, perché gli ospedali come quello alla Fiera, oppure un ospedale che ci è arrivato in regalo dal Qatar, il più grande d'Europa, non so quanti per 1000 posti che hanno messo su l'ospedale di Schiavonia, io sto verificando adesso, stanno dicendo che sarà inutilizzabile, e quindi hanno dirottato soldi, perché hanno mandato persone a montarlo, i volontari che avevano dell'altro da fare, i vigili del fuoco, una serie di ingegneri, hanno speso un sacco di soldi in fuffa. Cioè, queste cose vanno dette. Perciò, se non si deve aver paura di riprendere in mano il discorso di una medicina complessiva e generale e vista sul territorio italiano. Io non so se in questo gruppo di 9 persone c'è qualcuno del Sud Italia, perché mi sarebbe piaciuto scambiare opinioni anche con loro. Poi il problema dei minutaggi è veramente una battaglia persa, perché è quella che permette di aggiudicare le gare al massimo ribasso per quanto riguarda i servizi delle strutture private e anche ormai all'interno degli ospedali, dove fanno questo. Ma lo sapete meglio di me, ragazzi, siete dei professionisti tutti quanti. Per quanto riguarda gli infermieri sul territorio, anche lì ci hanno chiuso dei punti sanità nel Veneto, dei punti soprattutto nelle zone turistiche, che d'estate sono aperte ed inverno hanno chiuso completamente questi punti sanità. Allora, piuttosto di chiudere l'unico punto che offriva comunque la presenza di un medico, 8, 20 e qualcos'altro, si era fatto un ragionamento complessivo molto importante con gli infermieri, per poter mettere sul territorio degli infermieri di quelle ad elevate capacità professionali, adesso non so il nome come sia, e che potessero fare un filtro di primo intervento e poi far intervenire o indirizzare la persona, l'utente, il paziente, nella situazione più corretta. E questo non prendendo persone al di fuori delle situazioni dei pronto soccorsi, ma prendendo a turnazione persone che normalmente sono all'interno di queste strutture e che quindi hanno la dimestichezza e lavorano con l'emergenza, quindi non infermieri dedicati a, ma infermieri che per 15 giorni cioè a turnazione potessero andare sul territorio. Quindi quello che avete detto voi completa un quadro che deve avere assolutamente una visione nazionale, perché rimanere blindati in quello che vogliono far passare, che ogni regione sa cos'è meglio per se stessa, è secondo me un mito da sfatare. Abbiamo tutti gli stessi bisogni e tutte le stesse necessità, vanno codificati. Adesso io non so come, se magari
non so, rivedendo Idea o cos'altro. Però dobbiamo partire da questo, dobbiamo avere un nucleo di assistenza sul territorio che deve essere uguale per tutti, perché non possiamo più assistere a quello che abbiamo assistito col male al cuore, perché io ci ho fatto delle battaglie, mi prendono anche in giro il consiglio regionale, ma non me ne frega niente, cioè sul fatto che continuavano ad annunciare e che venivano a domicilio con le USCA a farci prelievi per i tamponi, quando le dovevano ancora mettere in piedi. Cioè, abbiamo vissuto 3 mesi fatti di annunci, abbiamo visto le case di riposo venete, che alcune sono riuscite a chiudere fuori dalle porte l'infezione, perché hanno avuto dei direttori, dei direttori illuminati, dei medici all'interno che facevano attività e che hanno trasmesso quelle regole minime di prevenzione e di igiene. Cioè, però per quanto riguarda il resto, la Regione Veneto è mancata su dare le direttive, sono arrivate dopo, quando più o meno si erano organizzati. E infatti abbiamo chiesto venga istituita una commissione d'inchiesta su come sono state gestite dalla Regione queste RSA, ma credo che anche in Lombardia abbiate fatto o avanzato queste richieste. Questo è... io qua mi sono presentata e vi ringrazio io per farmi partecipare a questo. Io vorrei dire a Costanza Galanti, che con una delicatezza unica si è presentata, visto che sei anche la più giovane del gruppo, potresti anche fare il verbale? Chiudo. Lo sta già facendo. Il caffè è pagato, Costanza. Ok. Luciano? Mi sentite adesso? Sì. Ecco. Bene. Allora, non so se è apparso la scrittina, io sono un medico di famiglia, faccio parte anche della rete sostenibilità e sono in un epicentro di contagio delle case di riposo. Nel senso che sembra che in Veneto vada tutto bene e Zaia si è preso i complimenti di tutti quanti, ma sta nascondendo sotto il tappeto il problema che la seconda ondata sta già partendo proprio dalle case di riposo. Allora io ho incominciato a informarmi anche chi controllava, chi gestiva, come erano organizzate le case di riposo, perché alcune hanno schivato il virus e perché altre improvvisamente, dopo un mese, stiamo parlando di roba di 15 giorni fa, improvvisamente sono diventate positive con delle percentuali altissime di contagiati e anche di morti. Allora, secondo me questa storia del Covid è una buonissima occasione e noi dobbiamo prenderla fino in fondo, perché tutte queste persone, tutti i familiari che hanno i parenti in casa di riposo, sono in stato ansioso per questo problema qua. E probabilmente si ridurranno molto gli accessi, anche perché tutti si sono accorti che la gestione è stata per lo più leggera, diciamo così. Allora il mio problema è questo. Noi dovremmo arrivare a una definizione del problema che ha provocato la privatizzazione. Sono tutte private, convenzionate, le case di riposo? Vivono come una piccola azienda? Chi è che le gestisce? Che qualifiche ha il direttore? Spesso non è neppure di area medica. Quindi, quando c'è un problema di contagio come in questi momenti qua, chi è che interviene? Allora, io sono andato al Dipartimento di Prevenzione e loro hanno detto noi non interveniamo sulle case di riposo, è compito del distretto. E il distretto aveva chi controllava le case di riposo come un geriatra, quindi privo delle nozioni di sicurezza igienica, eccetera, eccetera, che dopo è andato in pensione e non è più stato sostituito. Però possiamo dire che, come i medici, è capitato ai medici in medicina generale, che non hanno avuto nessun protocollo di sicurezza appena che è scattato il problema, anche le case di riposo hanno avuto dei protocolli di sicurezza mutuati dall'Istituto Superiore di Sanità, che però aveva dimenticato una cosa, forse non gli era stata detta, che esistono anche gli asintomatici.
Per cui, esistendo gli asintomatici, il problema delle mascherine cambia completamente e così via. Allora noi dobbiamo porci il problema di vedere quali sono state le fallacie delle case di riposo, perché possiamo partire da lì e avremo molta gente che ci segue. Dobbiamo fare un'analisi precisa su questo. Sappiamo che nelle case di riposo vicino a Bergamo c'è stato un disastro, c'è stato un disastro dappertutto. Noi, sicuramente per quella disposizione che prevedeva di mettere il Covid nelle case di riposo. Però ho sentito anche di gente Covid positiva che è stata messa insieme a pazienti che non erano positivi. Insomma, c'è stata una disorganizzazione, una carenza di indagine epidemiologica, igienica, per evitare il famoso rischio biologico, che è stata mostruosa. Noi questo dobbiamo scoperchiare, questo quadro qua. E questo è il grosso problema. Perché se le case di riposo vengono gestite da un direttore che dice no, non ho i soldi per comprare le mascherine, e lui si becca 200.000 euro all'anno per Diana, può diventare un problema questo qua. E quindi nelle case di riposo privatizzate, che sembrava che il privato fosse la panacea per risolvere tutti quanti i problemi, tutte queste situazioni private devono ritornare sotto il controllo, almeno per la sicurezza, la qualità e la ricerca epidemiologica, all'interno di strutture pubbliche che quindi siano monitorate costantemente. Perché adesso capisco che il discorso del minutaggio eccetera, però in questa emergenza qua noi dobbiamo cambiare la struttura sociale delle case di riposo, dovremmo tentare di far sì che lo Stato ci metta dentro il becco e possa entrarci e le controlli costantemente, perché o lo Stato diventa almeno il controllore della qualità e della sicurezza, oppure possiamo dire che queste sono delle piccole isole, delle piccole repubbliche a sé stanti, e non ci fidiamo del mercato perché è così, ma il mercato, per Diana, sta dicendo che ha fallito in questa situazione qua. La privatizzazione in queste case ha fallito perché con la privatizzazione non ci sono stati più i soldi e la mentalità e l'ottica di mettere in sicurezza tutte quante le strutture. E poi volevo dire l'ultima cosa, che l'infermiere di quartiere è un grosso successo, perché lo chiedevamo anche noi, anche nel libro che ha fatto la rete sostenibilità eccetera eccetera, perché è essenziale che noi capiamo che a livello territoriale conta moltissimo il monitoraggio e l'assistenza delle persone fragili, perché se tu intervieni un po' prima, queste non la loro fragilità non viene interrotta e tu riesci a tenerla a casa, perché quando la fragilità è interrotta e incomincia a diventare problematico, non credo che ci siano le risorse, anzi, solo raramente. Io ho avuto un paziente in SLA in ospedalizzazione, però anche in questo nessun pneumologo aveva il tempo di venire a visitarlo. Per cui diciamo così che il personale medico è talmente poco che non può permettersi questa cosa dell'ospedalizzazione. Casomai attraverso una telemedicina eccetera, ma attraverso la telemedicina sarà tutto un tema da sviluppare. Però questo infermiere di quartiere, aiutato dai comitati di quartiere, che incominci a monitorare, ad assistere tutti gli anziani disabili, voi adesso pensate che tutti quelli in quarantena, quelli che non erano malati ma anche quelli malati, se non avevano un parente che gli portava da mangiare e gli comprava le medicine, erano completamente da soli. C'è stata uno che mi ha detto, ma io non ho nessuno, e io non sapevo a chi indirizzarla perché non c'è nessuno che fa queste cose qua. Qualche associazione di volontariato forse, ma raramente, è sporadico, qualche volta, ma non c'era una situazione organizzata per assistere queste persone. Queste persone e i vecchi sono stati lasciati a patire la fame senza medicine, eccetera, eccetera. La situazione che si è scoperchiata è molto grave. Quindi partiamo da questo. Vediamo come riformare le case di riposo, perché ricordatevi che per seguire a casa un paziente ci vogliono dei caregiver, vuol dire delle persone adeguate.
molto spesso questi anziani non ce le hanno e quindi finiscono in struttura. Però il problema è di tenerli a casa in buona salute più possibile. Questo è il discorso. E quindi io dico che bisogna che incominciamo ad analizzare i problemi che ci sono stati, e su questo siamo curiosi di sapere quello che è successo in Lombardia. E dopo di incominciare anche a riverificare questa storia delle privatizzazioni e del controllo sulle privatizzazioni da parte dello Stato. Grazie a Pedino. Altri che vogliono intervenire? Altre? Se posso intanto dire una cosa, pensando a quello che ha detto Patrizia, no, sul team multidisciplinare, ma allora io però non so, forse non mi sono spiegata, però quello che intendo è proprio rinforzare il territorio. Adesso noi sentiamo la nascita dell'USCA, l'infermiere del territorio, cioè, che come poi ha detto giustamente Paola, sono tutte figure o situazioni che avranno una durata, no? Che vengono fatte unicamente e giustamente, anche se vogliamo, per cercare di monitorare di più la situazione, di poter intervenire, però finalizzata sempre a questa situazione di emergenza del Covid. Quello che a me sembra opportuno è che quando si vuole andare a ridisegnare quelle che possono essere cure domiciliari o ospedalizzazione a domicilio, allora lì, non escludendo il medico di medicina generale, che è il perno rispetto al paziente, alla persona, alla famiglia, però ci devono essere una serie di altre figure. L'infermiere ha la sua importanza, l'assistente sociale, le figure riabilitative, no? Poi pensando sempre al Covid, il Covid ha avuto necessità di fisioterapia respiratoria che nel territorio nazionale è inesistente, e noi sappiamo che queste persone che sono fortunatamente sopravvissute al Covid avranno comunque tutta una serie di difficoltà respiratorie che andranno monitorate e seguite per lungo tempo, oltre che un debilitamento importante, per cui c'è anche tutta una necessità di riabilitazione motoria, pensando sempre al Covid, ma non solo, perché comunque noi BPCO, piuttosto che tante persone con insufficienza respiratoria, con anziane, cioè hanno delle necessità riabilitative specialistiche, no? Per cui comunque sono figure diverse, il fisioterapista respiratorio, il terapista occupazionale, così come poi c'è tutta l'area dell'educatore, della parte sociale, eccetera. Allora, se dobbiamo ricostruire qualcosa nel territorio, no? Al quale deve essere data molta più importanza, no? Si diceva anche prima, l'ospedale deve essere poi un qualcosa dove proprio ci arrivi, ma il territorio è completamente svuotato, no? Se io penso quello che era scritto sulla carta l'abbiamo detto un sacco di volte, con la 833 del 78, no? I servizi che c'erano, che dovevano nascere, no? Poi della medicina del territorio che si declinava in tante, le chiamo specialità, non so se il termine è più corretto. Però è qui che intendo che è importante che sia un team multiprofessionale. D'altra parte, sempre in tutte le carte scritte nei piani sociosanitari di questi anni è nato anche il famoso PDTA, no? il piano, adesso non mi viene l'anno, comunque l'unità di valutazione multidimensionale, cioè tutte queste cose dove devi analizzare la persona, i suoi bisogni, elencare quelle che devono essere le risposte. Cioè, sulla carta tantissimo, ma poi in realtà è il nulla. Per cui è qua che assolutamente va, secondo me, puntato moltissimo. E se pensiamo ad elaborare un progetto che entri in una proposta di legge di iniziativa popolare, questa parte che riguarda, ripeto, la medicina del territorio per tutti, ma in particolare per persone
che hanno dei bisogni così importanti di salute e di autosufficienza, per cui hanno anche delle necessità, giusto che il caregiver deve essere, no, molto capace, però devono essere preparati, no? Devono essere, ci deve essere anche qui un addestramento. Allora queste figure, questo team, no, anche in questo senso interviene, così come dovrebbe intervenire quando una persona esce da un ospedale, dovrebbe esserci stato un team che all'interno del reparto ha provveduto a garantire l'addestramento dei familiari, di chi fa assistenza, di chi va avanti a seguire la persona nel territorio, quali ausili ha bisogno, quali necessità, quali percorsi sanitari devono essere attivati. Però tutto questo da un territorio in carico al servizio sanitario, non intendo in carico a delle cooperative, in carico al servizio sanitario nazionale. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì. Vai. Io sono Alberto. Sono qui in qualche modo per incarico del Comitato Versilia per la Sanità. Anche se poi alla fine, come dire, con tutti i problemi di partecipazione e rappresentanza che abbiamo, diciamo, a sinistra in Italia, sono anche iscritto a un partito, conosco Anna Docentini e sono iscritto a un sindacato, ovviamente, e sono nello SPI-CGIL. Allora, non ho in questi... Vengo dalla scuola e 3 anni fa, andando in pensione, ho cominciato a partecipare al Comitato Sanità della Versilia e mi sono accorto che la privatizzazione della sanità è a un livello incredibilmente superiore a quello della scuola. C'è una commistione fra pubblico e privato nella sanità che nella scuola non c'è. Anche la scuola ha subito percorsi di, come dire, aziendalizzazione, tentativi e così via, ma la scuola si è difesa meglio anche perché aveva una Costituzione che la difendeva meglio. Secondo me il fatto che in Costituzione ci sia no soldi da parte dello Stato, no, per le scuole private, anche se è aggirato, non è che è una garanzia totale, è comunque negli anni servito. Invece nella sanità il processo di privatizzazione è spaventoso, no? Quando il compagno, collega, parlava della propria insufficienza, del proprio lavoro che era iniziato nel 92, lui citava il 92 di Medicina Democratica, parlava come inizio del percorso di una sua iniziativa, diciamo così. Io ricordo, ma il 92, ragazzi, la legge 502, Amato, e tutto il resto è iniziato in quegli anni lì, fondamentalmente. Quindi è da lì che è cominciato, secondo me, l'inutilità del fare qualcosa sul territorio, ecco. Nel senso che il processo di distruzione del sistema sanitario, quel che c'era, è talmente profondo che adesso, secondo me, un po' come diceva anche il compagno medico, purtroppo i 15.000 e più morti nell'RSA ci lasciano una responsabilità, ci lasciano un incarico, no? Ci lasciano un lavoro da fare, un impegno. Come dicevo, io non ho particolare relazione con l'RSA, ma trovandomi in una situazione in cui su 30.000, 15.000 e più sono morti in RSA, più tutti gli anziani fuori dell'RSA, com'è possibile non farsi carico di quello che è successo? Il fatto che intervenga la magistratura sta a indicare un abbandono totale, prima di tutto da me, di tutti quelli che mi stanno vicini, poi da parte dei sindaci del territorio,
da parte delle organizzazioni sindacali e quindi anche dello SPI-CGIL. Chissà quanti iscritti SPI-CGIL sono morti, no? In questi 15.000. E da parte dei governatori, ovviamente, da parte di tutte le forze politiche e anche sindacali che in questi anni hanno gestito un po' la situazione. Quindi la situazione da una parte è tragica, ma da una parte apre, secondo me, una possibilità, ma non per rimediare una situazione, secondo me, irrimediabile. C'è necessità, secondo me, in questo momento di chiamare alle loro responsabilità chi queste responsabilità non le ha gestite. Penso appunto ai sindaci, penso alle organizzazioni sindacali e penso ai governatori. Questa indagine, la conoscenza sul territorio è il primo lavoro da fare, perché si tratta di capire che cosa sta succedendo lì ora, cosa succederà nei prossimi mesi, chi gestisce le cose, con quali risorse economiche, con quali risorse professionali. C'è da fare un'indagine profondissima. Questo è il compito dei sindaci, quando si presentano alle elezioni si riempiono la bocca di tante promesse, lo stesso faranno i governatori. Noi in Toscana quanto prima andremo alle elezioni, no? Regionali. Credo che la prima domanda che dovremmo fare a Rossi è: il percorso di accentramento e di abbandono del territorio che tu hai sponsorizzato, no? Fondamentalmente, ti rendi conto di quanti danni ha prodotto? Il fatto della regionalizzazione poi è l'effetto della privatizzazione, no? Se si privatizza, si lascia ognuno libero di fare quel che gli pare. E quindi alla fin fine ci si trova una situazione regionale, ma da territorio a territorio, totalmente diversa. E nessuno sa, sono spazi abbandonati a se stessi, con tutte le persone che ci sono dentro. E qui c'è da rientrare in questi spazi. Non possiamo farlo noi, ma lo devono fare le istituzioni preposte, in particolare i sindaci. Ora, dicevo prima, io sono anche nel direttivo regionale dello SPI. E prima o poi questo direttivo regionale verrà convocato. Prima, paradossalmente, a dicembre, prima di tutta la pandemia, presentai un ordine del giorno a favore del pubblico e contro il privato. Il mio segretario regionale fu costretto a assumerlo, no? Questo ordine del giorno a favore del pubblico invece del contro il privato. Beh, e adesso dopo la pandemia, quello che è successo, cosa fa il sindacato? No? Paolo, cosa fa nei confronti della regione? Non basta mica certo dire che in Toscana ce la caviamo meglio che in Lombardia, no? Quindi io penso che il lavoro da fare sia enorme e si comincia però da chiamare alle loro responsabilità i soggetti che sono fondamentalmente i primi a essere responsabili dell'abbandono. Credo che sulla parola pubblico si debba fare un approfondimento, perché ora lo sapete, le scuole paritarie stanno chiedendo milioni al governo, no? Perché dicono di essere pubbliche. Dobbiamo ringraziare Berlinguer per la legge sulla parità scolastica di questo. Quindi, quando si parla di pubblico, bisognerebbe dire sempre veramente pubblico, perché di pubblico adesso non c'è più nulla. Il processo di aziendalizzazione che è stato fatto anche in Toscana, è stato fatto in Italia, ha reso totalmente non pubblica la sanità, anche pubblica. Beh, io vengo dalla scuola. Nella scuola elementare ci sono i bimbi di 6 anni, 7 anni, che evidentemente non possono difendersi da soli, no? E quindi nella scuola ci sono i decreti, gli organi collegiali. Ci sono quelle soggettività plurali che
si assumono su di sé la rappresentanza anche del bene dei bimbi, no? Nelle RSA ci sono gli anziani. Domanda, ma chi assume su di sé la responsabilità di queste persone che non possono svolgere un ruolo di autodifesa? Nessuno. Non c'è una rappresentanza sindacale, non c'è. Non c'è una gestione collettiva, come è nella scuola. Decreti delegati del 74 servivano, erano anni un po' più fortunati, ma sono ancora presenti gli organi collegiali nella scuola. Gli organi collegiali nell'RSA ci sono? No, assolutamente. Non c'è il controllo dell'ASL, non c'è lo Stato, non c'è nulla. E poi è chiaro, come dire, dice, oh, sono arrivate le multinazionali. Beh, porca miseria, le multinazionali sono ben attente, no? Un luogo senza rappresentanti, senza gestione collegiale, senza controllo dallo Stato, con totale persone, come dire, che sul punto sanitario se hanno soldi da spendere li devono cacciare, li cacciano per forza. Quale miglior luogo di imprenditoria c'è? Non serve più produrre merci, basta andare a gestire le RSA. Quindi quello che stiamo vivendo è la naturale conseguenza di un percorso avviato 30 anni fa che sta producendo i suoi lati peggiori nel luogo più nascosto, più indifeso di questo sistema, che sono le RSA. Siamo una società che fa invecchiare e dice che si invecchia, l'età della vita aumenta e quindi le pensioni possono anche elevare l'età pensionabile, però a un certo punto questi anziani spariscono. Spariscono. E evidentemente muoiono. Quando uno sparisce poi muore, no? Ecco, credo che questa questione sia totalmente dentro la riforma sanitaria. Credo che la riforma delle controriforme debba partire dall'RSA, perché le RSA sono la parte più spaventosa del percorso che noi abbiamo dovuto subire e affrontare. Sarà un percorso difficilissimo perché è tutto contro, no? Voglio dire, il fatto che FCA chieda i finanziamenti per la produzione delle auto, che abbia i giornali a sua disposizione, abbia la proprietà di Repubblica, per dire, no? Sta a indicare che i nostri rapporti di forza, i rapporti di forza sono totalmente a nostro sfavore, no? E noi non possiamo mica continuare da soli, non ce la facciamo, no? Questo percorso che sta costruendo Medicina Democratica con coordinamento nazionale, credo che sia l'ultima speranza, no? Ma una speranza che si appoggi poi sui genitori, no? Perché i genitori nella scuola, per esempio, sono abituato a parlare di genitori, con i familiari degli anziani, no? Perché i familiari sono un soggetto importantissimo, sono ridotti a rivolgersi alla magistratura perché non hanno altre possibilità. Quindi sono un potenziale di mobilitazione enorme, territorialmente e nazionalmente. Io non so se ce la faremo, non so, perché il percorso è, le forze in campo sono a nostro sfavore, c'è un'insufficienza politica e sindacale a sinistra spaventosa, però da qui dobbiamo ripartire, credo. Non avrei nient'altro da dire. Scusate, ci diamo un tempo per chiudere. Ma adesso aveva chiesto parola Anna. Sì, penso che nel giro di poco andiamo, entro le 8 chiudiamo. Anna, vuoi andare tu? Io sono molto veloce. Allora, condivido quello che diceva Alberto ora. Sento la necessità di essere
molto concreta, quindi qualche risposta, qualche osservazione. In realtà nelle convenzioni che la Regione Toscana fa con i soggetti gestori è previsto un comitato di gestione dentro le RSA che sarebbe composto dai familiari. Questo per esempio in Toscana c'è, non so nelle altre regioni, per questo sarebbe interessante avere il confronto, lo dicevo all'inizio, tra le diverse regioni. È stato completamente svuotato da diversi anni nella maniera più banale, cioè semplicemente imponendo ai familiari di fare delle riunioni, cioè di riunirsi anche all'interno dell'RSA alla presenza del coordinatore dell'RSA. La condizione dei familiari delle persone ricoverate è di assoluta debolezza, perché hanno paura di eccetera eccetera. Quindi il fatto di fare delle riunioni alla presenza del coordinatore dell'RSA ha svuotato di contenuto e alla fine di senso anche questi comitati. Io ne ho seguiti alcuno e purtroppo a me è sempre stato impedito di partecipare come associazione a queste riunioni dentro le RSA. Quando l'ho potuto fare fuori, però voi capite che è un'altra cosa. Prima qualcuno faceva riferimento al piano cronicità. Io credo che questo dovrebbe essere un punto di partenza per noi, perché quel piano, che secondo me aveva molti limiti, eccetera, che è roba di 4-5 anni fa, il piano nazionale cronicità, dava alcune indicazioni che, appunto, come veniva detto, sulla carta possono anche essere state seguite, ma di fatto non mai attuate. Credo che forse potrebbe essere però un punto di partenza per un'azione sulle istituzioni. Anche noi siamo in scadenza come Consiglio regionale, quindi è piuttosto difficile ora impegnare, come dire, in lavori di programmatici gli eventuali consiglieri regionali con cui abbiamo rapporto. Però non tutte le regioni vanno a rinnovo e quindi dove c'è maggiore stabilità degli organi consiliari si può tentare di chiedere il livello di attuazione di quel piano nazionale. Questo mi sembrerebbe anche un altro punto. Qualcuno faceva riferimento anche ad altri soggetti che si stanno muovendo in questo periodo ed effettivamente anche a me è capitato di ascoltare qualcuna di queste riunioni, insomma, telematiche. Sicuramente il forum per i diritti della salute sta lavorando su questo, ha mandato anche di recente delle informazioni. Credo che, come fu detto nell'assemblea, ma mi sembra che ce lo dobbiamo ripetere, se tutti riuscissimo a fare riferimento alla campagna Dico 32, quello sarebbe l'ideale, perché è nata anche quella come un luogo collettivo in tempi abbastanza recenti, insomma. Quindi, cioè, io sento l'urgenza, per esempio ascoltai una conversazione molto interessante, credo che abbia avuto pochissimo ascolto, promossa dalla l'altra Europa per la sinistra, per l'altra Europa, ora non mi ricordo nemmeno quello che una volta era la sinistra per Tsipras, insomma, e che alle ultime elezioni non ha, da parte dell'Italia, avuto nessun rappresentante eletto nel Parlamento europeo. Però, diciamo, questa creatura esiste ancora e sentì un dibattito interessante a cui partecipò il presidente del Mario Negri, Carattini, come si chiama, insomma, gente di quelli che circolano sempre su questo. Voglio dire, si legge o si ascoltano molte sollecitazioni provenienti da fronti diverse. L'invito è proprio, secondo me, a cercare di
chi conosce, perché io non conosco, chi ha i contatti, di renderli più fluidi possibili per vedere di consolidare questa cosa. Infine, perché mi piacerebbe dare strumenti anche a chi conclude questo nostro incontro per essere operativi. Luciano prima, il medico veneto, ci informava di una cosa che per ora non traspare, che io non conoscevo, Luciano, cioè del fatto che ci sia la nuova ondata nel Veneto a partire dalle RSA, e questa è una preoccupazione non di poco conto, perché insomma si sa, questi luoghi, se c'entra poi è facile che il virus colpisca molto. Se hai qualche articolo di giornale, qualche informazione in più, sarebbe utile, perché quantomeno è una, come dire, un campanello d'allarme anche nelle altre regioni. Perché ti posso dire, non mi sono confrontata nemmeno dentro il mio partito su questo, ma insomma la sensazione è che il Veneto abbia avuto la capacità di intervenire non male rispetto a questo Covid, d'accordo, in tempi celeri rispetto alla Lombardia. Sicuramente c'è un tessuto diverso rispetto a quello della Lombardia, però ci è parso positivo complessivamente. Se ora c'è una ricaduta e la ricaduta partisse dalle RSA, credo sia un campanello d'allarme veramente forte che dobbiamo far suonare in tutte le realtà. Ho finito. Posso parlare? Sono Lina. Mi senti? Sì, mi senti, vai, Laura? Vai. Posso? Sì, parlo. Ah, ok. Allora, saluto tutti. Io conosco pochissimi. Mi chiamo Lina e faccio parte di Senza Limiti. Sono anche presidente. Diciamo che sulle questioni territoriali, insomma, un po' più, poi tutte quelle leggi. Non ti si sente completamente. Deve stare più lontana dal microfono, credo. Adesso? Proviamo, forse va meglio. Ma sarò un po' veloce, perché chiaramente tutti i vostri interventi sono stati molto interessanti e hanno fatto una fotografia molto chiara della situazione. Così evidenziato enorme. Sei molto indietro, Lina, cerca di stare indietro. Ora sto più avanti, mi sentite così di più? Così mi sentite di più? Mi senti? Sì. Ok. Dunque, no, stavo dicendo che però per essere meno, cioè, così demoralizzati, noi comunque abbiamo delle norme, si faceva riferimento a delle leggi vecchie, ma ci abbiamo anche, sono delle indicazioni come poi sul territorio al meglio l'attenzione e i servizi. Io ho un po' la necessità di davvero rivendicare l'attuazione dell'UVM in tutti i passaggi e in tutti i momenti in cui vi è necessità di definire bene quali sono i bisogni della persona, sia di tipo sanitario che sociale, e i nuovi LEA individuano l'UVM e la individuano in modo anche tassativa, cioè praticamente per fare passaggio da un servizio all'altro tu devi fare l'UVM. Noi l'abbiamo utilizzato molto per rivendicare dimissioni protette e dobbiamo dire che prima lo facevamo anche in un modo scrivendo, in modo arrabbiato, ma solo chiedere comunque che prima delle dimissioni venga fatta l'UVM
già comunque cambia da parte degli ospedali, solito cambia l'atteggiamento, perché comunque è un'indicazione di legge molto chiara. Fare l'UVM vuol dire però mettere a fuoco quali sono i bisogni della persona, e se deve andare in RSA, l'UVM deve definire anche il progetto di continuità di cura. Questo per dire che in Regione Lombardia invece, se noi togliamo questo modo di pensare, questa prescrizione comunque, il progetto lo fa ancora, per chi non arriva a questa indicazione, l'ente gestore, che lo fa naturalmente non in base ai bisogni della persona, ma in base alle risorse che ha voglia lui. Quindi pensare ed attuare, però bisogna secondo me iniziare, quindi pretendere che ci siano le dimissioni protette previa UVM, dove si definisce anche un progetto di continuità di cura, che può essere in RSA, che può essere a domicilio, in cure continuità di cure, le altre strutture intermedie, condivise con la famiglia, deve essere condiviso con la famiglia, e dopodiché quando il progetto è condiviso dalla famiglia, perché la famiglia potrebbe anche contestarlo, a quel punto si procede con il trasferimento, dove l'RSA non deve poi fare un suo progetto, ma deve attuare il progetto che è stato definito prima dell'entrata. Questo dicono, comunque si dice anche nell'EA, e questo dobbiamo pretendere. Dopodiché, se non è successo, no? Se nel progetto l'RSA dice ma con i soldi che mi dà la regione io non riesco ad attuarlo, così insomma si bisogna, abbiamo fatto in modo che per esempio in questo caso c'era la logopedia che non voleva nel progetto, è stato, il progetto aveva una relazione anche medica specialistica dell'istituto pubblica che diceva che è importante, è stata fatta. Allora io ho fatto solo questo esempio per dire che questa stessa strategia può essere attuata anche per i disabili giovani, per i bambini, quello che la 104 chiaramente individua come essere importante per la vita, la cura, l'assistenza e la vita indipendente delle persone disabili e quindi di tutti. Dobbiamo riappropriarci di questo diritto. So che ultimamente ci sono state tante sentenze per cui i giudici hanno sancito il diritto ad avere per le persone disabili un progetto individualizzato sanitario e sociale, e dobbiamo rivendicarlo e far sì che nell'RSA non sia che entra dentro la persona ed è in balia praticamente gestito totalmente dagli enti gestori. L'altro punto forte che potrebbe essere utile è quello, se dobbiamo proprio fare un documento, rivendicare il diritto all'interno dell'RSA di istituire i comitati parenti, perché loro possono sicuramente e devono deve avere un ruolo riconosciuto, però non che appunto come diceva prima, non so, non parlo più, il ente gestore non può decidere se deve essere costituito o meno, cioè deve essere la regione, lo Stato, e deve dire che in ogni istituzione, in ogni struttura residenziale, semiresidenziale, i parenti possono istituire un comitato parenti, un po' come il comitato di partecipazione previsto, non mi ricordo più, mi ricordo con Fulvio che se ne parlava nell'ospedale. Quindi questo è un altro punto che possiamo richiedere venga riconosciuto bene, insomma. L'altra parte è la partecipazione e il controllo, che secondo me avviene all'interno dei territori, all'interno anche attraverso i piani di zona. Piani di zona che appunto dovrebbero avere collegato, far collegamento con le istituzioni, con i rappresentanti istituzionali, le associazioni, gli enti gestori, eccetera, proprio per capire quali sono i bisogni. E lì, se ci sono delle cose che non vanno e che i comitati parenti magari fanno fatica a tirar fuori, magari nel piano di zona, nei tavoli del piano di zona possono essere riportati. Cioè bisogna un po', come dire, cercare di partire dalla base
ma mettendo dei paletti chiari dove comunque la parte degli utenti ha comunque un ruolo, un riconoscimento di ruolo. Adesso i piani di zona sono fermi, non so nelle altre regioni come viaggiano, da noi sono bloccati e praticamente le istituzioni si relazionano unicamente con gli enti gestori e con qualche associazione molto grossa che però sinceramente ha anche dei conflitti di interessi, perché molte associazioni poi gestiscono i servizi e alla fine sono sempre combattuti e non viene fuori chiara la posizione di difesa dei diritti delle persone. Quindi io punterei proprio sui nuovi LEA, su alcuni punti molto chiari su cui è fondamentale impuntarsi e che possono comunque essere utilizzati per dimissioni protette che innescano poi tutto il percorso di arrivo al territorio con tutti i diritti e le valutazioni corrette e tutti i servizi che devono partire, fare un discorso di riconoscimento dei comitati parenti, non so se si fa questo documento che dicevi tu Laura, non so, a livello nazionale, che gli utenti, i parenti abbiano comunque diritto all'interno della struttura di essere partecipi, e l'altro è dare ruolo e significato ancora ai piani di zona, anche con qualche azione legale, se non la capisco. Cioè, qualche giudice dicono che in qualche modo penalizzano i comuni e le ATS che non fanno partire quelli che sono come organismi con partecipazione democratica alla gestione del bene comune. Scusate, è stata un po' lunga. Ok. Finiti. Sono altri? C'è qualcun altro? Posso dire una cosa io? Sentite? Ok, grazie. Allora, io sono Lidia Ciriello, sono di Cinisello. Volevo proprio parlare dei comitati parenti, ma ha già detto tutto lei. Noi qui in Regione Lombardia abbiamo cercato in tutta la maniera di farli riconoscere. Abbiamo scritto in Regione, abbiamo fatto incontri, ci abbiamo provato in tutti i modi, ma non ci siamo riusciti. Primo, perché gli enti gestori logicamente non vogliono sentire parlare di intrusione dei parenti nelle strutture. Secondo, perché le istituzioni sono sorde e non ci sentono, perché loro fanno i loro bei contratti, i loro begli accordi con i gestori e degli ospiti, degli utenti e dei parenti sinceramente se ne infischiano, e difatti l'abbiamo visto in tutti i modi. Quello che mi premeva dire è che benissimo tutti i discorsi che abbiamo fatto, sono tutti leciti, tutti corretti, tutti buoni. Io però vorrei, se dobbiamo fare un documento ufficiale, partirei da una premessa che mi sembra molto importante, e cioè che gli utenti, i cittadini, devono essere tutti uguali. Non è possibile che se un cittadino di una regione che entra in una RSA venga trattato in maniera diversa di un cittadino che entra in una RSA di un'altra regione, perché abbiamo visto che i minutaggi sono tutti diversi, i trattamenti sono tutti diversi e sono tutte diverse anche le rette, che cambiano in base alla struttura, in base al territorio. Noi qui in Lombardia le strutture che sono in città o nella prima cerchia, voglio dire metropolitana, pagano una paccata di soldi. Se poi ti allontani un pochino, vai un po' in periferia, le tariffe chissà perché crollano, perché sono molto inferiori. Certo che se uno abita a Milano non può mettere il suo parente in provincia di Pavia, voglio dire, perché poi non può avere la possibilità di andarlo a trovare e di seguire la situazione. Quindi io porrei alla base di tutti i ragionamenti che abbiamo fatto il principio che i cittadini sono uguali e devono essere trattati tutti alla stessa maniera. Non si possono accettare disparità in campo sanitario. Bisogna mettere dei paletti ben precisi che diano a tutti le stesse opportunità e lo stesso trattamento. Ecco, io volevo dire solo questo. Grazie Lidia, questa è proprio la prima frase, la sposiamo e la scriviamo grande grande. Ok, perfetto. Allora, se qualcun altro vuole aggiungere, Fulvio, Anna? Se no, ci abbiamo le conclusioni? Sì.
Beh, che le conclusioni direi... Allora, direi che tante tante cose sono uscite, tanti contenuti, tanti anche informazioni utili, sarebbe proprio bene poter avere un confronto dell'esistente regione per fare una fotografia e puntare su quello che diceva Lidia adesso nell'ultimo intervento, no? Far sì che emergano queste disparità, ma che dobbiamo riuscire a superarle. L'altra cosa molto importante è quella della partecipazione dei comitati di gestione, dei comitati parenti, e quindi, siccome sicuramente ci incontreremo altre volte, cerchiamo di riproviamo a contattare anche questi comitati, parlo anche soprattutto di quelli lombardi che sono nati in questo periodo, ma anche gli altri, e poterli avere con noi, perché è importantissimo, questo deve essere un punto proprio da portare avanti come battaglia. E unitamente a questi anche gli operatori, perché mi rivolgo a chi fa anche sindacato, perché gli operatori, per quello che ho vissuto io in questo periodo, mi sembra che oltre a essersi ammalati siano rimasti proprio nascosti, intimiditi e spaventati, per cui sarebbe bene poterli avere anche di più a fianco. Dette queste cose, io credo che con Anna faremo una sintesi, se Costanza ci manda il verbale che ha prontamente scritto e ce lo invia, così ci facilita il lavoro, ma che con Anna prepareremo una sintesi che sicuramente servirà intanto per la riunione nazionale che c'è lunedì 25 alle 20:30, e quindi riporteremo le riflessioni e i punti principali che sono emersi da questo incontro di stasera, e poi chiaramente una sintesi che condividiamo con tutti voi, spero che ci sia bene appunto l'elenco vostro e tutti gli indirizzi, in modo che facciamo una condivisione sui punti emersi e ci prepariamo anche proprio per il prossimo incontro che tenderà a cominciare proprio a delineare quelle che devono essere le prospettive e i contenuti da riportare, secondo me, molto in questa proposta di legge di iniziativa popolare che tutto il coordinamento starà provvedendo a realizzare, ma comunque anche proprio un documento nostro sul quale poi, confrontandoci anche con gli altri, potremo cercare di portare avanti alcune rivendicazioni. Per cui io non so se Anna vuoi aggiungere qualcosa come conclusione, o Fulvio, se va bene così. E Anna, cosa dici? No, io proponevo solo di, non so se è possibile attraverso Antonio Muscolino chiedere, siccome per esempio la scorsa settimana eravamo oltre 100 persone presenti nell'assemblea generale, se si può chiedere a qualcuno che magari oggi non ha partecipato, non si è iscritto al gruppo, no, se hanno informazioni sull'RSA delle varie regioni, perché è una fotografia, io non dico 21 regioni, d'accordo, ma se almeno ne avessimo una del centro, una del nord, due, perché abbiamo già il Veneto e la Lombardia, e poi la Toscana, potessimo averne almeno una o due del meridione, non sarebbe la fotografia, ma insomma sarebbe una... Perché io continuo a avvertire una grande differenza fra quello che dite voi, per esempio anche il discorso dell'UVM, non centro, ma in Toscana è diverso che in Lombardia, mettiamola solo così, prendila come atto di fede, diciamo. Quindi ecco, se si potesse, in vista di lunedì, dare questa informazione, se no... Lo diamo direttamente lunedì. Sì, non so se riusciamo proprio per lunedì, però secondo me è da fare, ecco, per cui proviamoci. Possiamo adesso appunto, mentre che anche noi rielaboriamo un po' questa sintesi, vediamo un po' chi possiamo contattare per avere ulteriori informazioni.
per cui direi sì, benissimo. Per cui potremmo lasciarci così. Adesso il prossimo appuntamento è sicuramente lunedì, come momento nazionale tutti insieme. Vi faremo avere la sintesi via mail appena con Anna l'abbiamo risistemata e poi ci aggiorniamo per un prossimo incontro. Se va bene, io vi ringrazio per la partecipazione, vi saluto tutti, buona serata e buona continuazione. Ciao a tutti. Buonasera a tutti, ciao, grazie. Ciao, alla prossima, ciao. Ciao, ciao, ciao. Luciano, mi raccomando, alle 9. Ciao, siamo full oggi. Buon ciao. Lavoro. Grazie. Ciao, ciao. Ciao.